L'influenza del pensiero di Copernico sulla scienza è cominciata molto presto, ma inizialmente essa riguardava soltanto l'astronomia sotto il profilo pratico. Nel Concilio Laterano, ai tempi di Papa Leone X, si discuteva la riforma del calendario, necessaria per stabilire le date delle festività religiose. Il vescovo Paolo di Wittenberg aveva chiesto a molti matematici illustri di esprimere le proprie idee su questo problema. Fra di loro si trovava anche il canonico di Flomborg. Fra gli studiosi europei, il creatore della teoria eliocentrica conquistava una certa popolarità già molti anni prima dell'edizione della sua opera. Nel 1533 il segretario del Papa, Giovanni Alberto Wittmannstadt, scriveva a Roma: «Il Papa Clemente VII mi ha fatto un dono quando nei giardini vaticani gli ho esposto l'idea di Copernico sul movimento della Terra». Tre anni dopo, a Flomborg, giunge una lettera da Roma da parte del cardinale Schember. «So che possiedi non soltanto tutta l'attuale scienza dei matematici, ma che hai creato anche la nuova teoria del movimento della Terra attorno al Sole e con la enorme ammirazione di tutti hai preparato le tabelle dei movimenti delle stelle». Ancora vivo Copernico, comincia però il dramma attorno alle sue teorie. Attacchi e difese nelle discussioni tra i teologhi riguardano il rapporto della teoria eliocentrica con le affermazioni autorevoli della Bibbia.